Allora, ragazzi, è terminata da veramente pochissimi minuti, circa una trentina di minuti di conferenza stampa per quanto riguarda la presentazione di Giuntoli e io me la sono ascoltata, trascritta e ora voglio raccontarvela come abbiamo sempre fatto con le conferenze stampa di presentazione degli allenatori, dei giocatori, bla bla bla, e che facciamo anche prima delle partite, perché comunque tra un mese si ricomincia e quindi ho incominciato a sgranchire un po' le dita sulla tastiera. Devo dirvi la verità. Sono stato molto colpito da Giuntoli, davvero molto colpito, perché se per tante cose ero già sicuro ed ero convinto di sentire determinati concetti o determinate prese di posizione, come per esempio quella del confermare Allegri, che è stata una delle prime cose che ha detto, poi si è aperto maggiormente e secondo me ha dato sia alcune letture interessanti e dall'altra parte ha cercato di dribblare come il miglior Ronaldinho nei tempi del Barcellona, perché veramente ha fatto dei doppi passi che mi hanno un pochettino confuso. Credo che sia stato anche abbastanza criptico e difficile da leggere nel vero senso della parola, con onestà, però noi ci proviamo, perché secondo me a un certo punto lui si è tradito e cercherò di spiegarvi anche il perché penso questa cosa qua e il perché credo che una determinata voce di mercato, che lui stesso in questo momento ha cercato di nascondere o sgonfiare, si rivelerà poi sensata, coerente e probabilmente presente, concreta. Andiamo con ordine. Buongiorno a tutti, dice. Vi ringrazio di essere presenti. In primis volevo ringraziare Aurelio De Laurentiis, che 8 anni fa mi ha dato una possibilità, a tutto il Napoli città, i dirigenti, i giocatori, bla bla bla. Inizia con i ringraziamenti a quello che è stato il suo percorso professionale concluso dopo 8 anni con un grande successo come lo scudetto dopo una trentina d'anni a Napoli. Quindi parte chiudendo una porta di carriera e aprendo un portone, cioè quello della Juventus. Dice: intanto sono stato molto contento per l'accoglienza straordinaria del club. Ho trovato grande qualità nei settori. Dal mister allo staff ai calciatori sono tutti a grande disposizione. Sono contento di questo. Quindi Giuntoli in maniera anche, secondo me, molto intelligente, parte con una carezza a Massimiliano Allegri. Perché? Perché è un concetto che sto portando avanti da qualche video a questa parte. E cioè vi dico, ragazzi, Giuntoli arriva in un momento in cui la Juventus ha già fatto delle operazioni di mercato. Lo stesso Giuntoli poi le riprenderà e andrà a chiarire questo concetto. E quindi inizia Giuntoli la sua carriera alla Juventus, la sua avventura alla Juventus con Allegri, che è venuto, che è già stato confermato da parte della dirigenza. Quindi ci mancherebbe altro che Giuntoli possa arrivare in conferenza stampa e sparare a zero su Massimiliano Allegri per quelle che sono state un po' le ricostruzioni del caso, perché poi magari semplicemente Giuntoli è sempre stato contento del nome di Massimiliano Allegri in panchina. Noi questo non lo possiamo sapere. Giuntoli inizia con una carezza e poi sul finale, come ultima domanda, ci va pesante e tira fuori il carico, va a buttare proprio tutti gli assi sul tavolo da briscola. Io da fuori non sono un tipo che pensa ai problemi degli altri. Ho aspettato di entrare per vedere certe cose. Conta quello che faremo da qui in avanti. E in effetti quello che dicevo l'altro giorno, tutte le mosse prima dell'arrivo Giuntoli alla Juventus, magari Giuntoli può aver dato il benestare, magari può aver chiacchierato, così come no, perché non abbiamo certezza, però quello che farà Giuntoli conta da adesso in avanti. E lo dice anche lui. Il club mi ha chiesto di tornare a essere competitivi e lui evidenzia la prossima parola, che è sostenibili. È un concetto che ha preso in considerazione in più di un'occasione. Tantissime volte ha ripetuto e ribadito e sottolineato la parola sostenibili. Il club, la Juventus, ha chiesto a Giuntoli di essere competitivi e sostenibili. Mettiamoci a ferro e fuoco nel cervello questo concetto e queste parole, perché davvero sarà la base, secondo me, del discorso che andremo a articolare in questo video. Il mondo va in questa maniera in questo momento, sostenibili, e dobbiamo dare un occhio ai conti, ma non solo, anche un occhio alla storia della Juve per tornare a essere competitivi in Italia e nel mondo. Io che cosa posso dare? Ho fatto 6 anni da una parte, 8 anni dall'altra, quindi Carpi e Napoli, e 14 anni che faccio il direttore. Cerco di dare tanto con quello che ho a disposizione, cerco di portare esperienza all'interno di questo club prestigioso. Ho trovato davvero un ambiente straordinario e tanta competenza. Quindi parole e musica di Giuntoli, che va a evidenziare e a portare in alto quella che è il momento della Juventus, la composizione della Juventus a livello dirigenziale e staff tecnico e calciatori. Giuntoli si definisce soddisfatto di questi primi giorni alla Juventus e ovviamente ripete ancora una volta:
competitivi sì, ma sostenibili. È la mia linea guida, lo sapete, è proprio quello che io... Pensare che la Juventus mi possa fare un anno così tanto per il cosiddetto anno di transizione a me dà fastidio. Io non posso accettarlo. Io sono dell'idea che la Juventus tutti gli anni debba iniziare il campionato con in testa l'idea di vincerlo. Che non significa che lo devi vincere, però devi essere competitivo per provare a vincerlo. Allo stesso tempo mi sono stancato di acquisti su acquisti su acquisti di giocatori che vengono, prendono i soldi e poi semplicemente fa lo stesso. Club... La Juventus viene in secondo piano. È uno dei motivi per cui io non acquisterei Lukaku. Però vi faccio già un piccolo spoiler. Secondo me Giuntoli oggi ci ha confermato il nome di Lukaku. Non ci ha confermato che lo acquisterà, ma ci ha confermato che c'è qualcosa su Lukaku. Quindi questa linea guida per me è assolutamente giusta. Ci tengo a precisare che sono arrivato in un momento in cui il club si era già mosso in maniera straordinaria. Ha confermato Rabiot, uno dei centrocampisti più forti del mondo e titolare della Francia. Ha preso Weah, grande talento e prospettiva. Ha riscattato Milik, che conosce bene Giuntoli, perché l'ha avuto già a Napoli. La Juve gran parte del mercato in entrata l'ha fatta. Ora dobbiamo razionalizzare la rosa. Poi in futuro sicuramente prendere dei ragazzi giovani è molto importante. Serve trovare un equilibrio tra sostenibilità e competitività. Ancora tira fuori questo concetto giustissimo. E secondo me dice una frase che è sacrosanta, andrebbe stampata, perché... Io spesso vedo dei tifosi che ragionano semplicemente con quelli vecchi non li prenderei mai, o quelli giovani non li prenderei mai perché per vincere si prendono quelli vecchi, o quelli vecchi non li prenderei perché per vincere ci sono quelli giovani. Giuntoli dice: la competitività si ottiene con talento, gioventù ed esperienza. Serve miscelare bene le due cose. Meraviglioso. Non importa quanti anni ha un calciatore, se è giovane e non ha esperienza può comunque essere determinante. L'abbiamo visto con Fagioli in quest'annata, non aveva esperienza in Serie A, eppure è diventato un titolare della Juventus con cognizione di causa e per merito. Un giocatore può essere anche anziano, però può ancora dare il meglio di sé e vincere un pallone d'oro, l'abbiamo visto con Benzema. Non importa l'età, l'età importa solo dal punto di vista finanziario, se conviene o non conviene un piano annuale o pluriennale nel tesserare un giocatore che potrebbe poi bloccarti il mercato. E Giuntoli di questa cosa ne parla ancora, e come se ne parla di questa cosa qua. Però serve trovare un equilibrio tra sostenibilità, competitività e ovviamente talento, gioventù ed esperienza. Io fino a qua sono già conquistato da Giuntoli, anche perché parla in un modo che mi piace, cioè utilizza dei termini che mi piacciono e ti dà la sensazione di essere sicuro di quello che dice. Finalmente, perché era un po' che non avevo questa impronta, questa sensazione. A me piaceva anche, per dire, Cherubini, come parlava, quando abbiamo sentito parlare Cherubini del progetto Next Gen, sono sempre stato ammaliato. Ricorderete invece, potete andare a controllare il video di quando arriva bene, e viene presentato arriva bene, la prima impressione che ho, e se andate a vedere quel video della conferenza stampa, lo ascolterete ancora, è stata quella di una persona poco competente nel settore in cui era stato messo a lavorare. Col senno di poi probabilmente è stato effettivamente così, poi arriva bene, è uscito al CDA della Juventus, sappiamo tutte le peripezie, però Giuntoli mi sembra veramente una persona di esperienza, perché come dice lui, 6 anni da una parte, 8 dall'altra, quindi 14 anni in questo mondo ti forgiano, e soprattutto competente. Quindi io sono già conquistato da quello che è il mondo e la visione del calcio attuale, perché bisogna sempre contestualizzare attuale, di Giuntoli e nel momento Juve. E poi bam, tira subito una bordata, perché dice: McKennie fuori dal progetto, forse l'avrete sentito o letto sui giornali, noi non l'abbiamo mai detto. Oh, attenzione, ci sarà un motivo? Sì? No? Probabilmente sì, e cercherò di illustrarvelo. In questo momento ci sono ragazzi sul mercato che lavorano a parte e altri dentro al progetto. Zaccaria e Arthur sono in trattativa con un paio di club, anche Leonardo Bonucci lo stiamo trattando in uscita, ma non abbiamo nulla, non abbiamo trovato nulla che lo aggrada. Credo che sia più che altro un discorso legato al fatto che McKennie può essere un giocatore più monetizzabile rispetto a Zaccaria, Arthur e Bonucci, e quindi metterlo fuori rosa andrebbe a tagliarti un po' le gambe dal punto di vista delle contrattazioni. Tradotto, McKennie non è fuori rosa, non è a livello di Zaccaria e Arthur, che bene o male stanno già trattandoci gli interessi di altri club, magari McKennie sta rifiutando
queste offerte che arrivano dall'estero, ma pur di non andare a demolire il valore del cartellone del giocatore che si potrebbe raggiungere tramite una cessione, il ragazzo può lavorare in gruppo o magari lavorerà a parte ma non è fuori dal progetto, aspettiamo di vedere le offerte. Quindi Giuntoli subito una bordata e va a puntualizzare questa cosa. Intanto qui dobbiamo sgomberare il campo, non ci saranno mosse alla Giuntoli, non ci saranno mosse all'Allegri, non ci saranno mosse alla Manna, ci saranno mosse alla Juventus. Serve un mercato, ditelo voi, sostenibile e competitivo. Le due parole chiave, sostenibile, competitivo, sostenibile, competitivo. Sarà un mix di giovani di talento e di gente esperta. Per quanto riguarda quel nome che avete fatto, e cioè Romelu Lukaku, siamo dentro al mercato. Io e Manna stiamo parlando con tanti club per presa di informazione. Poi i giornali ci ricamano, ma noi stiamo puntando fortissimo su Vlahovic, Chiesa, Ken e Milik. Questo è. Allora, bisogna essere anche un po', perdonatemi il termine, cercate di capire il tono che sto utilizzando, stronzi, quando si fanno certe dichiarazioni. Perché se questo va in conferenza stampa e dice noi vorremmo Lukaku, ma bisogna che Vlahovic prima parta, ammazzi Vlahovic e se non parte sei un disastro. Se invece tu parti dicendo che tu punti fortissimo su Vlahovic e non lo nomini neanche Lukaku, dici quello lì che avete tirato fuori voi, metti Vlahovic in primo piano. Se arriva l'offerta ci ragioni, valuti e capisci se fare il cambio. Se non arriva l'offerta vai avanti con Vlahovic. E siccome Giuntoli oggi ci ha dato la fotografia perfetta di quello che è il momento Juve, ad oggi c'è Vlahovic. Parlare di Lukaku oggi è di troppo. Poi vediamo che cosa succede. Ma oggi Vlahovic, Chiesa, Ken e Milik. Oggi, 18 luglio, ore 14:44, Vlahovic, Chiesa, Ken e Milik. Poi vediamo, perché poi Giuntoli ci torna sopra. Perché dice, io non ci ho pensato, sono stato messo in un sistema di grandissimi dirigenti. Penso di poter diventare insieme a loro anche un valore aggiunto. Servirà un po' di tempo e una frase da tatuarsi forse qui sotto, perché dice il mio arrivo non è un evento ma un percorso della serie. Non andate a fare il timestamp di oggi, che è la mia prima conferenza alla Juve, quindi arriva giunto lì, si risolve qualcosa. È un percorso a tappe, serve tempo per completare un percorso. Non pretendete che oggi l'arrivo di Giuntoli vada a risolvere il problema della Juventus tutti, però poi bisogna lavorare per cercare di iniziare a toglierne alcuni. Quindi percorso, passo dopo passo, pian pianino, ma non un evento. Bravissimo, bravissimo, anche questo è veramente un concetto che mi è piaciuto tanto. E poi dice, ripeto, noi siamo convinti di avere una squadra molto competitiva e un parco attaccanti molto competitivo. Il mercato è appena iniziato. Io e Manna siamo alla prima presa di informazioni su tutto. In entrata, oggi, è finita. Abbiamo tanti calciatori e non sappiamo quante competizioni avremo. Stiamo lavorando su alcune uscite. Anche qua ribadisco, giustissimo che vada a evidenziare che in entrata il mercato è chiuso, perché la Juventus oggi ha troppi calciatori. Ne abbiamo parlato anche nel video di stamattina. Divento anche noioso perché non so quante volte io mi sia trovato a dirvi questa cosa nelle ultime settimane. E tante volte mi trovo la gente che mi dice ma perché non parli di quel nome là, di questo nome qua, di quell'altro lì, perché non porti le schede come c'è l'anno scorso sugli acquisti? Perché quest'anno non mi aspetto quel mercato lì. Quando poi eventualmente i giocatori arriveranno, ci saranno delle trattative concrete per l'ingresso, faremo tutti i contenuti del mondo. Però non posso mettermi qua se nella mia testa c'è tutta un'altra idea e oggi ci viene confermata a maggior ragione dal direttore sportivo della Juventus e dirvi oh ragazzi, domani facciamo 25 milioni su quello, 30 su quello, 40 su quello, 15 su quell'altro, compriamo un tizio, cavolo, sempre ogni perino. No, non lo penso, non ci credo, guardo la rosa della Juve, non so nemmeno quante competizioni faremo. L'altro giorno ero Juventus, un blano mi fa la domanda, e chi è il giocatore che compreresti adesso? No, io adesso voglio vendere, voglio trovare lo scheletro, voglio arrivare ad avere il numero giusto di giocatori in squadra per affrontare un campionato che ad oggi prevede Serie A e Coppa Italia e Conference League. Poi se arriverà la novità sulla Conference prenderemo un altro tipo di approccio, cercheremo un altro tipo di impronta. Ma giunto lo dice chiaro e tondo, la Juventus il mercato grosso in entrata l'ha fatto, anzi per adesso è finito, in entrata non si fa più niente, siamo a posto, adesso bisogna vendere. E se inizi a vendere
a seconda di chi esce, a seconda di quanto vendi e di chi vendi, poi può entrare qualcuno. Ma è giusto che sia così, è giusto che io sia stato qui a rompervi le balle e ad annoiarvi anche a volte con discorsi relativi alle cessioni piuttosto che agli acquisti, come è stato in passato, però la fotografia è questa qua. E lo sappiamo, basta vedere tutti i giocatori che in questi giorni stanno tornando alla Continasse, quelli aggregati, sono una marea, una marea. Non è un segreto che dobbiamo dare una sistematina ai conti. Tecnicamente però puntiamo fortissimo su Vlahovic. Ovviamente ad offerte irrinunciabili ci possiamo pensare, però puntiamo fortemente su di lui. Quindi che la Juve voglia trattenere Vlahovic, secondo me non ci sono tanti dubbi, io lo dico veramente, cioè, secondo me la Juve vorrebbe trattenere Vlahovic. Poi sa che probabilmente se dovesse arrivare questa offerta di cui si discute, allora può succedere. Ieri sera Davo mi diceva una cosa interessante a Tutti in the Box, diceva: secondo me oggi la Juventus, o comunque Allegri, impaurito da quello che è stato l'addio di Ronaldo all'ultimo sostituito da Ken, non vuole farsi trovare impreparata. Dovesse mai accadere che, anzi lui diceva, per me Vlahovic è già fuori. Io invece vi dico, dovesse mai accadere che effettivamente con l'offerta arriva, la Juve vuole cercare di sostituirlo con un nome che possa essere, non dico importante come Vlahovic in prospettiva perché non è vero, però ad oggi ugualmente impattante. Se devo pensare a Lukaku di oggi, è un giocatore che, ragazzi, ha perso il posto da titolare nell'Inter l'anno scorso, tra infortuni e forma fisica non di livello, ne avrà giocato 2 mesi e ha fatto 10 gol, così come Vlahovic, in una squadra che comunque crea più palle gol e dove non è riuscito a trovare il posto da titolare, in una squadra che in Serie A comunque è arrivata a pari punti con la Juventus con tutte le peripezie e quello che è successo extra campo. Stiamo parlando di un giocatore oggi, Romelu Lukaku, che ti rompe la Serie A, perché Lukaku la Serie A l'ha rotta solo con Conte, quando era sotto Conte. Il Lukaku di oggi è un giocatore che arriva e secondo me nella Juventus forse leggermente più di Vlahovic può impattare, sì, però stiamo parlando di un leggermente, e un leggermente che ti va a limitare i prossimi mercati, un leggermente che ha 7 anni di differenza rispetto a Vlahovic, un leggermente che con dei costi d'ammortamento elevati potrebbe poi metterti in difficoltà per il futuro, anche se sappiamo che c'è un altro anno di decreto crescita per Lukaku, scadenza 2024, e poi si apre una discussione infinita, l'abbiamo scoperto ieri sera sempre Tutti in the Box, perché si potrebbe forse eventualmente arrivare anche al 2029, perché Lukaku ha un figlio minorenne, dovrebbe acquistare un immobile sul territorio nazionale, ma non è sicuro, quindi sono cose queste che fanno parte della politica, le lasciamo a chi di dovere. Però la Juventus deve prenderle in considerazione, perché già una volta abbiamo fatto un acquisto o abbiamo tentato di fare un acquisto senza la possibilità di farlo, mi riferisco a Suarez che era stato cercato anche se extracomunitario, avevamo finito gli slot, quindi informarsi bene su quelle che sono le cose fiscali legate eventualmente all'approdo di Lukaku, perché vi ripeto, secondo me oggi Giuntoli ci ha confermato questa cosa, come oggi Giuntoli ci ha confermato di Lukaku. Guarda caso i giocatori su cui si è soffermato maggiormente Giuntoli e gli unici che ha ritenuto incedibili e gli unici che ha sottolineato come siano dei giocatori importanti e su cui la Juventus punta fortemente, Vlahovic, perché l'ha ripetuto più volte, e comunque il parco attaccanti. Centrocampisti poche parole, su difensori qualcosina poi ne parliamo, attaccanti, si è parlato di attaccanti e si è parlato di Dusan Vlahovic. E si è cercato di blindare Dusan Vlahovic. Poi vi dico perché secondo me Giuntoli si è tradito e ci ha spoilerato che effettivamente le chiacchiere inerenti a Lukaku sono vere, ma che non significa che lo tessereremo, dipende da Vlahovic, che oggi secondo me è una priorità della Juventus, che non vuole cedere. Poi, come dice Giuntoli, non è un mistero, i conti, da metterli a posto, se arriva l'offerta irrinunciabile, vediamo. La situazione Pogba è chiara, sta rientrando da un'annata travagliata, ha voglia di tornare lui, lo aspettiamo, è fondamentale un giocatore del genere perché ha qualità e esperienza, conosce l'ambiente, contiamo su di lui per trascinare tanti ragazzi che abbiamo, bla 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 bla, queste sono frasi su Paul Pogba. Ecco, dice una cosa molto importante, gli chiedono quali sono gli obiettivi minimi della Juventus l'anno prossimo, il quarto posto? Cazzo, la frase più juventina che
sento da un po' di tempo a questa parte nelle conferenze stampa è: noi non dobbiamo porci degli obiettivi minimi, noi dobbiamo fare il massimo tutti i giorni. Io chiedo molto a me stesso, provo a fare in modo che anche gli altri possano chiedere molto loro stessi e che la Juve possa fare il massimo. Ma finalmente basta parlare di quarti posti, basta parlare dicendo però fino a quel momento lì e senza, basta, la Juventus deve fare il massimo. Quello che abbiamo fatto negli ultimi anni, nei due di Allegri e quello di Pirlo, non è stato il massimo. Non è stato il massimo. Non possiamo accontentarci. Non si può. Non si può. Gli obiettivi minimi alla Juventus non esistono. E sapete chi l'ha detta questa frase? Leonardo Bonucci. Leonardo Bonucci. E non è finita bene. Ma gli obiettivi minimi alla Juventus non esistono. Non esistono, no, non bisogna porsi dei limiti, è giusto così. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio. Per noi Chiesa e Vlahovic sono incedibili. Due secondi fa ha detto ma di fronte a un'offerta sono incedibili, ma di fronte a un'offerta sono incedibili. Chiaro, no, il copione? Chiaro, no? Dove è andata a battere la comunicazione della Juventus in questa conferenza stampa, preparata secondo me a tavolino in maniera impeccabile. Impeccabile, bravi, bravi. In questo momento noi puntiamo su di loro. Se arriveranno offerte rinunciabili, ci pensiamo un po' per sistemare i conti. Sono incedibili, ma se arriva l'offertina, te lo sta facendo capire in tutti i modi. Sta preparando il tifoso. Non lo vogliamo vendere, ma se arriva, che cosa facciamo? Non abbiamo la possibilità di tenerli. Aspettiamo e vediamo. Ad oggi il mercato della Juventus in entrata è finito. Vediamo chi esce. Questi? No, non li vogliamo vendere. Però sai com'è. Non c'era bisogno, no, della conferma, ma allo stesso tempo c'era bisogno. Sapevamo che era così. Ora abbiamo la certezza. Ecco, qua mi viene da piangere. Abbiamo tanti calciatori in difesa. Abbiamo Alexandro, tipo i neon dietro Giuntoli si sono spenti nel momento in cui ho detto questa cosa. Non sto scherzando. Rugani, Gatti, Bremer, Danilo, De Winter, tantissimi. Pensiamo di essere a posto così. Anzi, qualcuno potrebbe anche uscire. Vai. Alexandro, Rugani, Gatti, Bremer, Danilo De Winter sono tantissimi, eppure ne togliamo, non credo, però vediamo. Quindi numericamente De Winter al posto di Bonucci, numericamente, e poi vediamo che cosa succede, perché magari nella testa di Giuntoli Alexandro nominato per primo è proprio quel giocatore che potrebbe uscire, e se esce Alexandro allora poi ci pensiamo. Monitoriamola questa cosa. Che sia più difficile può essere, ma la Juve è sempre la Juve. Il mio avvento, ancora, deve essere un percorso, servirà tempo, bravo a sottolinearlo ancora. Però l'obiettivo del club è tornare ad essere competitivi e virtuosi. All'inizio, essere virtuosi sarà un ostacolo. Perché? Perché in questo momento la Juventus è incastrata a livello di conti, aggiungo io. Ma alla lunga porterà grossi benefici sulla gestione di una squadra per più e più anni. Subito, oggi, questa sessione di calciomercato, dove il mercato è già chiuso, dove bisogna vendere, dove bisogna aspettare le offerte irrinunciabili da accettare, oggi sarà un ostacolo. Però poi sul lungo, quando riusciremo a stappare questo buco, sarà un vantaggio. In questo momento serve essere calmi e lucidi nell'accorciare la rosa e permettere al mister di fare bene. Non sappiamo della conference, è appena iniziato al mercato, aspettiamo un attimo. Giustamente Giuntoli qua riporta tutta la realtà. Fa un discorso lucido, condivisibile, che è un po' quello che ci stiamo dicendo tutti i giorni. Ecco, inizia il momento in cui, secondo me, Giuntoli conferma, non dico la trattativa, però la presa di informazione preliminare, come dice lui, su Romelu Lukaku. Con il mister parlo tutti i giorni e non mi ha chiesto calciatori. Lui è contento della squadra. Crede che si debba continuare sul progetto giovani. Vuole continuare questo percorso di crescita con loro. Non mi ha chiesto niente. Pensa che questa squadra abbia grandi margini di miglioramento. Io non gli ho chiesto niente. C'è un confronto quotidiano e quando esce qualcosa ufficialmente sulla Juventus è perché siamo tutti d'accordo. Noi quando siamo sul mercato vogliamo prendere informazioni. Non stiamo pensando a conseguenze di qualcosa che adesso non c'è. E fa riferimento alla reazione dei tifosi su Lukaku. Allora, detta così, come ve l'ho letta, non si percepisce. Vi invito ad ascoltarla, questo pezzo di conferenza stampa di Giuntoli. Allora, è un po' strano e bizzarro, secondo me particolare, pensare a Massimiliano Allegri,
al terzo anno di Juventus Bis, dopo 2 anni in cui non si è vinto, che al terzo anno, dopo le voci sulla panchina in bilico, confermate dalla stessa Juventus in dirigenza con Calvo e Scanavino, Allegri voglia continuare questo percorso sui giovani. Lo trovo un po' strano. E quindi torno a quei famosi compromessi di cui si parlava proprio inerente a Giuntoli per le sue prime parole in bianco nero, quel minuto e mezzo che avevo fatto ascoltare. Quelle più teste ma un solo cuore. Siamo qui. Giuntoli, la Juventus, progetto sostenibile ma anche competitivo, così come vuole Allegri, come vuole la Juventus. Abbattere i costi, cercare di essere virtuosi per non avere più quel tappo che andrà ad ostacolarci sul mercato. Allora perché Allegri vuole i giovani? Beh, perché probabilmente la Juventus gli ha detto: Max, rimani, ma questa è la minestra, mangia questa minestra o salta dalla finestra, prendere o lasciare. E Allegri ha preso. Che Allegri sia contento però, secondo me no. E qui esce il compromesso. E secondo me il compromesso è il nome di Romelu Lukaku. Mi spiego meglio. Perché vi dico che non si percepisce bene? Perché gli chiedono: ma avete pensato alle conseguenze del tifoso della Juve in seguito al nome di Lukaku? E lui dice: noi quando siamo sul mercato vogliamo prendere informazioni e basta, non siamo messi a pensare alle conseguenze. E poi un po' tentennamento aggiunge di qualcosa che adesso non c'è, come a specificare: no, ma però su Lukaku non c'è nulla. Però la prima risposta mi è sembrata quella più onesta, più sincera, con la necessità di completare la frase per fare in modo che arrivasse un momento in cui ti rendevi conto che effettivamente su Lukaku non ci si stava parlando, no, assolutamente, l'Inter l'aveva lasciato lì così a caso e si sarà messo in un momento di difficoltà ulteriore sul mercato così a caso, sicuramente non perché la Juventus ha effettivamente contattato Lukaku, no, assolutamente, non sarà mica andata così. E Giuntoli, secondo me, si è un po' tradito con questa risposta. Quindi, compromesso Juventus Allegri Giuntoli. Squadra sostenibile, ma comunque competitiva. Se deve uscire un giocatore e se deve esserci una grossa cessione, quella è Vlahovic, che noi comunque vorremmo mantenere. Però se Vlahovic salta per non rischiare di tornare in difficoltà, come è stato con Ronaldo, cercare un giocatore all'ultimo per sostituirlo non adeguatamente, come è stato con Ken, tuteliamoci su Lukaku, prendiamo informazioni, teniamolo lì. Se esce Vlahovic, il nome di Allegri Lukaku, glielo prendiamo. È un colpo sostenibile, un colpo che va... No, non lo è. Però è uno. Perché per il resto si continua questo percorso in cui si buttano dentro i giovani. Anche se hanno poca esperienza, fa lo stesso. Mix, che diceva prima Giuntoli. Freschezza, esperienza, gioventù, ma anche giocatori già pronti. Io ripeto, non credo che Lukaku sia quel giocatore che oggi lo metti lì, ti fa la differenza, ti gira la Juve come un calzino. No, non credo che sia quello. Però, quando si saranno trovati a tavolino, mister, rimani? Bene, questo è il progetto. E c'è la possibilità di vendere Vlahovic. Allora magari Allegri ha avanzato una proposta, una sola. Dato che Allegri non ha chiesto niente a Giuntoli, lo sappiamo. Va bene, facciamo con quello che c'è. Ma se esce Vlahovic con quell'offerta rinunciabile, mi prendete un giocatore lì davanti come voglio io. Anche se a livello di conti va un po' a sballare questa cosa, ma è l'unica operazione che faremo su quella falsa riga. Ed è Lukaku. Io la sto leggendo così. Magari sbaglio? Può essere. Non sarebbe né la prima e sicuramente non sarà l'ultima volta. Ma Giuntoli mi ha dato l'impressione di essersi un po' aperto, sbottonato troppo, forse per l'emozione, forse perché era già passato un po' di tempo alla conferenza stampa e non si ricordava più che, per poi correggersi in corso d'opera. Però su Lukaku qualcosa è successo, non prendiamoci in giro. Ma questo non significa che arriverà. Arriverà quella famosa offerta irrinunciabile a Juve per Vlahovic? Se sì, sono certo al 200% a questo punto, arriva Romelu Lukaku. Se non arriva, resta Vlahovic. Il mister è contento della squadra, crede che abbia tanta potenzialità, grandi margini di miglioramento, si continuerà sul progetto giovani con competitività, perché comunque con Vlahovic la Juve è competitiva e non prendiamoci in giro, ma anche sostenibile. Questa è un po' la lettura che vi faccio. Fatemi sapere qui sotto in descrizione se vi ho convinto o se poi magari avete anche delle altre letture diverse da questa cosa qui.
Grande lavoro quotidiano, questo è quello che voglio, ci vorrà del tempo. Ho trovato persone di livello e capaci, che hanno fatto un lavoro straordinario. Dobbiamo proseguire questo lavoro e puntare sui giovani e avere pazienza. Io capisco che il mondo diventino voglia tutto e subito, ma dobbiamo ripartire. Ogni volta che si innesca un meccanismo virtuoso, poi è più facile. Dobbiamo anche aiutare il mister a fare meglio e credo che si possano ottenere grandi risultati. E quell'aiutare il mister a far meglio e quel progetto virtuoso passa mica da una grossa cessione e da un giocatore che nella testa del mister può essere più utile rispetto al giocatore che già abbiamo? Vi sto convincendo ancora di più. E ripeto, ribadisco, parla uno che terrebbe Vlahovic e che non vorrebbe Lukaku e che preferirebbe avere Vlahovic invece che Lukaku. Però poi non sono io l'allenatore della Juventus e non sono nemmeno un dirigente, sono soltanto un tifoso che spiega quello che c'è qui dentro che ronza a seconda di quelle che sono le informazioni e quelle che sono le parole anche dei protagonisti. E credo veramente che nella testa di Allegri non ci sia più Vlahovic ma Lukaku, ma credo anche che la volontà della Juventus sia comunque tenere Vlahovic. Quei famosi due teste ma un solo cuore. Compromessi, venirsi incontro. E Giuntoli dice quando poi c'è un'ufficialità significa che tutti siano d'accordo. Anche se nella nostra testa la posizione era un'altra di partenza. Ma per far questo bisogna trovare dei compromessi. Non c'è niente da fare. Io di sicuro non mi pongo dei limiti. Dobbiamo fare il massimo. Io mi alzo cercando di fare il massimo per me stesso. Sprono gli altri a fare il massimo per la Juventus. Mettersi dei limiti alla Juventus non è corretto. Bravo. Bravo. Grazie. Davvero grazie. Davvero grazie. In questo momento Yıldız e Huijsen li stiamo valutando sia per le loro esigenze sia per le nostre in prima squadra, ma è ancora presto. Ne parleremo, c'è tempo e questi giocatori sono molto importanti per la Juventus che verrà. I motivi sono semplici, cioè che lui guarderà le partite in panchina. A me piace stare vicino all'allenatore e ai ragazzi per notare sfumature e dettagli. Non credo di dare disturbo, non dico niente. Sto lì solo per osservare. E poi gli fa la domanda sulle cifre, il buon Nicola Balice, ma immaginavo questa risposta da parte di Giunto, dice non parlo di cifre legate alle cessioni, dipende quando arriveranno, e ancora una volta, e se arriveranno, però prima quando e poi se, dipende, ci sta, è politicamente corretta come risposta, è politichese, ci sta. L'anno scorso, ascoltate bene, aprite bene le orecchie perché qua secondo me si apre una sezione differente rispetto a quella che c'era stata raccontata anche un pochettino nei mesi scorsi, e cioè Giuntoli non vuole Allegri. L'anno scorso è stato un anno straordinariamente difficile. Penso che una persona del suo livello e caratura, Allegri, sia stata l'ideale per la Juve, sia stato l'ideale avere un condottiero del genere. Sono arrivati, e dice sono, non siamo, con un po' di rifuso napoletano, terzi in classifica e ha lanciato dei giovani. È stato un percorso importante. Noi pensiamo che Massimiliano possa essere la persona giusta per portare avanti questo percorso con grande qualità. Noi pensiamo che per ottenere grandi risultati ci voglia talento, mentalità e disciplina. Noi siamo sicuri che sia il più talentuoso di tutti. Ne siamo strasicuri. Investimento importante nei confronti di Massimiliano Allegri. Se all'inizio è partito con una carezza che diceva ho trovato competenza, tutti a disposizione, sono contento, straordinari, qualità, il mister, la frase finale è veramente un elogio a pieni polmoni a 360 gradi a quella che è la figura di Massimiliano Allegri. Credo sia giusto così, partendo da questo presupposto. Io sono uno che avrebbe cambiato l'allenatore in panchina. Non trovo logico continuare con lo stesso allenatore dopo due anni come quelli che abbiamo visto. Questa cosa nella mia testa non cambia. Questa è la mia presa di posizione. Ora soltanto il campo potrà farmi dire ho sbagliato. E quindi mi siedo e attendo di vedere come lavoreranno e quello che salterà fuori dalla Juventus. Però ripeto, io sono un tifoso. Non sono un dirigente che va in conferenza stampa e va a pronunciare delle parole che avranno un peso specifico importante perché sono parole ufficiali della Juventus. Il dirigente della Juve che arriva e la conferma di Massimiliano Allegri è lì. Deve per forza di cose giustamente portare qua l'allenatore, farlo passare per uno degli allenatori migliori del mondo. È necessario che faccia così, perché sennò si creano delle fazioni interne che magari pure ci sono, ma è giusto nasconderle, mascherarle e poi parlarne quando ci sarà la possibilità, perché Giuntoli è arrivato in un momento in cui la Juventus quelle decisioni le aveva già fatte. E Giuntoli stesso ce l'ha detto oggi, il rinnovo di Rabiot, l'acquisto di Weah, il riscatto di Milik, che ha detto, definito tutte operazioni meravigliose, ma ripeto, ci mancherebbe altro. Che altro avrebbe potuto dire? Vi immaginate Giuntoli che arriva in conferenza stampa e dice ha rinnovato Rabiot? Non l'avrei fatto.
hanno preso UEA, non mi piace, ha riscattato Milik, ma sono matti, confermato Allegri, ma io ne avrei preso un altro. E quindi questa è la conferenza stampa di Giuntoli, io credo che sia stata una conferenza stampa di altissimo livello, vi chiedo scusa se siamo andati un po' lunghi, ma mi ha esaltato, mi ha ridato delle vibrazioni positive, che sono sincero, ma lo sapete benissimo perché ve l'ho già detto tante volte, mi sono mancate nell'ultimo periodo. Non significa che ora sono qua a dire ok, abbiamo vinto lo scudetto, però pensare che dentro la Juventus sia stato inserito un dirigente che non mi parla più di obiettivi minimi, che non mi parla più di mercato di sopravvivenza per una sola annata, mi parla di progettualità, mi parla di percorso, mi parla di sostenibilità, ma mi parla anche di competitività, perché alla Juventus non si può aspettare sempre aspettare, mi parla di mix, non di squadra tutta over 32 o di squadra tutta under 20, ma sono cose che non ci stanno, mi parla di calcio moderno, mi dice oggi il calcio va in quella direzione lì, qualcuno che sta al passo con i tempi. Sono contento, sono contentissimo perché Giuntoli è entrato in punta di piedi, mi aspettavo un Giuntoli che potesse essere una personalità forte e mi sono sbagliato io, e sono contento di potervi dire mi sono sbagliato io. Entra in punta di piedi con tanta umiltà e si mette a disposizione della Juventus cercando, come diceva lui, le teste, i pensieri diversi, ma verso un unico cuore, che è quello della Juve, che non deve porsi limiti e non deve parlare di obiettivi minimi. Benvenuto Giuntoli, buon lavoro.